Fare un bilancio, e direi che sicuramente il bilancio, almeno dal nostro punto di vista, è un bilancio positivo. Era per noi una sfida come scuola, ma penso che come città, quella di proporre alla città, da parte della scuola del Liceo Raffaello, un'occasione di incontro a partire da libri che sviluppassero un dialogo fra l'autore, un interlocutore e il pubblico. Oggi concludiamo questa serie con un autore importante, con un libro interessante, Ivano Dionigi, che è stato già rettore a Bologna, un latinista, dialoga sull'attualità di Lucrezio e di Seneca, e che sono autori vivi e che i nostri studenti studiano, e vogliamo metterli a confronto con un autore significativo come Dionigi, che di essi ha parlato, ha scritto. Sì, anzitutto l'incontro con due giganti sulle cui spalle è bene sedersi, Lucrezio e Seneca, due autori che avevano due concezioni rivali, contrapposte del mondo, e servono un po' per vedere le vie diverse della vita in un mondo come oggi, dove tutto tende a essere omologato verso un pensiero unico. È bene sapere che in altri tempi, altrove, si è pensata anche in modo diverso. Che questo poi avvenga con dei giovani fa particolarmente piacere, perché credo che il nostro paese sia una speranza per ripartire, quello di ripartire dalla scuola e dai giovani. Per i ragazzi lo è, perché si confrontano con autori in carne ed ossa che hanno scritto su autori più antichi che essi studiano, ma al di là del profitto, in cui crediamo molto per gli studenti, c'è anche proprio quest'altro risvolto della cosa, cioè consentire a una scuola di interagire con la città e dimostrare la vitalità di una scuola nella città e per la città. Ma io direi che più che darci delle soluzioni, i classici ci aiutano a porre le domande. Le risposte le dobbiamo dare noi. Ogni epoca, ogni persona deve dare delle risposte, perché ognuno di noi vive in tempi diversi ed è persona distinta, individuale, irripetibile. Però loro in cosa ci aiutano? Ci aiutano nel porre le domande giuste, perché oggi tutti pronti a dare delle grandi risposte anche senza pensare. Il problema è l'arte della domanda. Porsi perché interrogativi che sono smarriti, e credo che questo sia già un passo decisivo. Loro, i classici, sono quelli che prima di noi si sono posti alcune domande sulle questioni penultime e ultime della vita.